L'aggancio che io ti do è riferito a quello che la volta scorsa tu hai manifestato con forza, l'idea, ripresa da Gentile, che tutto il contemporaneo, o meglio che tutta la storia sia contemporanea. E trattandosi questa nostra riflessione di un passaggio che va dal contemporaneo al Covid, ti davo un po' in là per iniziare, insomma, la nostra chiacchierata. Grazie. Croce, ti devo, scusa, una piccola ma non correzione, ma insomma importante perché Gentile è stato molto importante ed era un allievo di Croce, ma lui era più radicale perché diceva invece una cosa un po' più aggressiva, no? Sapete che era stato il ministro della cultura fascista nel 1923, a cui dobbiamo la riforma poi dei licei, e diceva che invece no, diceva una cosa ancora più aggressiva, cioè che secondo lui l'atto dell'insegnamento era un atto spirituale, cioè in questo momento noi saremmo dei funzionari di questo spirito, no? Che si incarna nell'atto pedagogico, ancora più esagerato, insomma. No, invece Croce, che era un liberale meno drammatico, però questa bella intuizione sulla storia, così tutta la storia è contemporanea. Tutta la storia contemporanea. Allora, ecco, a questo proposito, tutta la storia contemporanea sembra una boutade così da filosofi, insomma. Invece non potete capire quanto sia suffragata, comprovata dai fatti. E mi spiego con un esempio, perché la volta scorsa, quindi stiamo già bissando, Eugenia, stiamo bissando, Sì, stiamo facendo il bis. stiamo bissando, Marco, per oggi siamo in 140. Ah, allora dovevamo trissare a questo punto perché. No, vabbè, fantastico, fantastico. Vabbè, ma allora mi aspetto qualche domanda. Ma volevo dirvi, l'altra volta ho dimenticato, non c'è stato il tempo perché mi avete fatto delle belle provocazioni e quindi giustamente siamo andati un po' così seguendo varie cose, ma vi avevo promesso, o perlomeno fuori onda avevo promesso a Diego, che oggi però mi ha detto che non poteva, uno scoop, se ti ricordi, Eugenia, però quindi in un certo senso l'ho promesso a tutti. Ecco. Questo scoop ha veramente a che fare con la frase di Croce, tutta la storia è contemporanea. Perché collega due fatti molto lontani tra di loro e vi spiego subito. L'altra volta vi dicevo che è appena uscito da Postmedia questo libro, vedete che reca in copertina Marcel Duchamp, che si intitola Le interviste del pomeriggio, The Afternoon Interviews di Calvin Tompkins. Calvin Tompkins è un personaggio, tra l'altro, molto interessante della scena newyorkese. Pensate che è nato nel 1925 ed è ancora vivo, quindi ho calcolato che ha la bellezza di 95 anni. E lui è stato inizialmente un giornalista, poi si è appassionato all'arte contemporanea, vedete, le vie del Signore sono infinite, e ha scritto bellissimi libri e trattati. E soprattutto però interviste, ma tra tutti gli intervistati, quello che sicuramente lo ha affascinato di più, ma non c'era da stupirsi, è stato Marcel Duchamp, che lui ha incontrato più volte negli anni 60. Duchamp è morto nel 1968 e Calvin gli ha fatto queste interviste nel 66 a New York. Ma la cosa interessante è che questo libro, in realtà, che è appena uscito in italiano, è appena uscito in italiano perché negli Stati Uniti è uscito nel 2013, quindi molto tempo dopo rispetto al momento in cui le interviste sono state effettivamente realizzate. E queste interviste hanno una particolarità. Io, quando ho avuto modo di leggerle, sono rimasto molto colpito perché quasi tutti conosciamo gli entretien, cioè le interviste fatte da Pierre Cabin, che è un altro scrittore meraviglioso, anche solo come scrittore di suo, oltre che intervistatore, esperto di arte contemporanea,
e quelle sono famose perché uscirono nel 67, le aveva fatte più o meno negli stessi anni, ma sono uscite prima della morte di Duchamp, quindi Duchamp ha avuto modo di leggerle e in qualche modo di autorizzarle. Ecco. Sono molto interessanti, ma sono soprattutto sbilanciate sul passato, cioè l'intervistatore gli chiede: ma com'è andata la faccenda dello scandalo del nudo che scende le scale? Ma com'è andata la faccenda dell'orinatoio? Com'è che pensavate di fare la ruota di bicicletta? Tutto al passato. Invece quelle di Tompkins, che vengono appunto effettuate in questi pomeriggi all'hotel in cui si trovano Tompkins e Duchamp negli anni 60, nel 1966 New York, dovete immaginare, era veramente il fulcro della scena artistica, perché la pop art era appena esplosa, intorno a Leo Castelli circolava tutti questi personaggi emergenti e tutte le tendenze sembravano sbocciare da lì, in quella stagione, no? Nella prima metà degli anni 60, il minimalismo, il concettuale, delle volte si confondevano. Sol Hewitt, ad esempio, scrive i paragrafi sull'arte concettuale e sono nel 66 e al tempo stesso poi diventerà invece uno degli esponenti di punta del minimalismo. Quindi, insomma, l'intervistatore quindi chiede a Duchamp delle cose appunto di quel contemporaneo, non fa come il francese che gli chiede le cose del passato, gli chiede le cose del presente, del loro presente. Per esempio gli chiede: ma lei quanto ha influenzato, si sente di aver influenzato questi giovani che adesso fanno queste cose? In che modo li vede, li legge? E Duchamp da tutta una serie di risposte, alcune anche abbastanza imprevedibili, ecco, sarebbe magari aspettati da lui una presa di distanza da questi giovani artisti, invece no, direi che li sostiene, anzi non nega la sua ammirazione. Era noto che ammirasse per esempio Warhol, gli piaceva sicuramente Rauschenberg, uno come John Cage, sanno tutti che era stato praticamente un po' un suo allievo, se così si può dire, in realtà avevano speso un sacco di tempo a giocare a scacchi, che secondo Duchamp era la scuola migliore per imparare le cose, che è strano ma ha un suo significato. E per esempio Duchamp si lascia andare a dire un'altra cosa, dice che per esempio gli happening, che all'epoca negli anni 60 a New York andavano molto di moda, cioè questi eventi, pensiamo per esempio uno famoso è stato organizzato da Alan Kaprov, per esempio, un altro artista che deve moltissimo sicuramente a Duchamp, no? Riempiendo lo spazio espositivo di pneumatici vecchi, così la gente era costretta a camminare, no? Quasi rischiando di cadere in mezzo a questi buchi, a questi oggetti di gomma ingombranti. È quello lì un esempio degli happening che venivano fatti. E diceva: gli happening mi piacciono molto, soprattutto perché sono noiosi, dice lui, perché praticamente detestava abbastanza il teatro con questo aspetto drammatico, mentre invece gli happening, che a quasi tutti dopo due minuti insomma stancano perché sono noiosi, invece secondo lui era la qualità, diciamo, più interessante. Ma lo scoop lo abbiamo verso la fine, quando Duchamp dice, e ricordiamoci che appunto le interviste sono state fatte negli anni 60, anche se il libro, come vi ripeto, è uscito solo nel 2013, forse solo nel 2013, forse solo perché Carl Tompkins aveva conservato gli appunti e forse dei nastri registrati, e però non li aveva, cioè li aveva usati in libri precedenti che aveva scritto su Duchamp, però non li aveva mai pubblicati così, appunto in forma di intervista. E Duchamp dice: ma per esempio, tra le varie cose che mi piacerebbe è per esempio così, racconta un'idea, no, che gli è venuta, perché parlano molto del lavoro. Secondo lui gli artisti contemporanei lavorano troppo, e questo è pericoloso perché vuol dire che sono un po' dei professionisti dell'arte, che è una cosa che, come dire, tradisce
il vero senso dell'arte, perché fare arte vuol dire anche perdere molto tempo. Darsi del tempo. Il tempo è una dimensione importante. Perdere tempo nel senso di usarlo senza produrre, non gettarlo via, sciuparlo. Usarlo senza necessariamente finalizzarlo alla produzione di qualcosa. E in questo senso il tempo è una dimensione molto importante. E il lavoro, Duchamp ha sempre detto, ho sempre consigliato l'idea di andare a lavorare nello studio abbastanza sciocca, insomma. Chiaramente, implicitamente, prendendo posizione contro un po' il sistema dell'arte così come stava già diventando negli anni 60 e figuriamoci come è diventato oggi, no? Dove un po' tutti occupano un pezzo di questo ingranaggio e anche l'artista è costretto a fare la stessa cosa. E dice, siamo un po' i lavori forzati, ecco, dobbiamo lavorare per respirare, dice Duchamp, dice, non vedo che cosa ci sia di ammirevole. E invece io amerei una società in cui i pigri anche hanno diritto ad esistere. E qui fa riferimento a un libro pubblicato nel 1885 da un certo Paul Lafargue che si chiama Le droit à la paresse, il diritto all'ozio. Questo Lafargue è un personaggio bizzarro che tra l'altro era nipote di Marx. Quindi Marx si era rotto il capo tutta la vita per capire il lavoro nell'epoca del capitalismo e soprattutto il plus lavoro. E invece Lafargue aveva scritto questo libretto un po' provocatorio, si chiamava Il diritto all'ozio, cioè facendo capire che il lavoro non è l'ultimo orizzonte dell'essere umano. E questo secondo me è molto importante. Il lavoro serve per mantenerci, ma se diventa una costrizione, il confine con un lavoro forzato, quindi forzoso, persino quando si tratta di un lavoro creativo, ecco, attenzione, è molto labile, è molto labile. E allora Duchamp propone, dice a Tompkins, dice, avevo addirittura pensato di fondare una residenza per pigri, l'Hospice des Paresseux. Cioè l'albergo per oziosi, l'ospizio del paresseux. Se sei pigro e la gente accetta che tu non faccia niente, hai il diritto di mangiare, bere, avere un riparo e così via. Una casa in cui fare tutto gratis, a condizione di non lavorare. Se cominci a lavorare, vieni immediatamente licenziato. Ecco, questo è quello che dice Duchamp nel 66 a Tompkins, no? Ecco, appena io ho letto questa, in realtà l'avevo letto perché avevo il libro nella versione anglosassone, appena uscito me lo sono procurato perché mi sembrava molto interessante, no? Appena ho letto questo passaggio, però mi è venuta alla mente una cosa immediata, ecco. Siccome l'altra volta dicevo che ho una certa età, diciamo, faccio anche un po' degli. E mi ricordo, ma è una cosa nota perché lo dice anche lui, che all'inizio degli anni 90 io lavoravo in redazione di Flash Art, che all'epoca era un po', era più che semplicemente una redazione di una rivista d'arte. Intanto riviste d'arte in Italia ce n'erano ben poche. C'era forse ancora Tema Celeste fondato da Demetrio Paparoni, ma praticamente. Diciamo che a Milano Flash Art occupava un ruolo importante e non solo a Milano, devo dire, esisteva l'edizione che c'è ancora oggi di Flash Art International e quindi era un po' l'alternativa italiana ad Art Forum. Ma soprattutto era anche un luogo dove passava della gente, era un luogo di lavoro, ma in un certo senso anche di incontro, arrivava il critico d'arte da New York, alle volte erano incontri reali, altre volte erano incontri virtuali. Mi ricordo un fax di complimenti che ci arrivò da Jeff Koons perché era molto contento per farci i complimenti della copertina e di un articolo che gli avevamo pubblicato.
parliamo dei primi anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, quando appunto il sistema dell'arte stava un po' cambiando pelle, stava crescendo, era una crisi di crescita importante. Fino a metà, fine degli anni 80, Flash Art era ancora una rivista, diciamo così, quasi una fanzine, ecco, una piccola rivista. L'idea già di fare una rivista d'arte contemporanea era una cosa estremamente coraggiosa, devo dire. Qua bisogna dare merito e atto a Giancarlo Politi di aver avuto un'idea davvero pionieristica, aver avuto il coraggio di portarla avanti per tanto tempo, ecco. Ma con gli anni 80 il mercato dell'arte cominciava ad aver bisogno di organi che parlassero, per esempio, delle gallerie, dei musei, e quindi cominciavano ad arrivare le richieste di pubblicità. La rivista aveva cominciato a incamerare più riscontri, eravamo più numerosi nella redazione, c'era addirittura Federica Cimatti che si occupava soltanto di pubblicità, mi ricordo, all'epoca, e la rivista era diventata patinata, era cresciuta, aveva messo una costa per cui si potevano mettere in piedi nella libreria e tu vedevi, no, mese per mese. A quell'epoca mi sembra che fossero 10 numeri all'anno, non era esattamente mensile ma quasi, e vedevi così passare, no, del tempo, vedevi le copertine che a quell'epoca erano importantissime, perché dare la copertina ad un artista significava quasi consacrarlo. In questo contesto, un bel giorno passa un giovinastro senza arte né parte, ma soprattutto senza una lira, che ci chiede a noi della redazione e a me in particolare qualche soldo per sostenere il suo progetto. Il suo progetto era il seguente: diceva, vorrei fare una fondazione Oblomov. Ecco, Oblomov, no? Praticamente per mantenere un artista per un anno, diceva lui, in modo tale che non faccia assolutamente niente. Io poi vorrei costruire questa cioè per impedire che lavori. Beh, voi capite che è praticamente lo stesso concetto di Duchamp. Oblomov è un personaggio di un romanzo russo, Goncharov, esatto, di metà 800, che praticamente è lo sfaticato, diciamo così, no? E chi era questo giovane artista sfaticato, pure lui che veniva a chiedere soldi? Era niente meno che Maurizio Cattelan. Cioè Maurizio Cattelan, ecco qui, è un po' lo scoop. Non so come, non so dove, probabilmente per letture, per conoscenze, aveva fatto sua l'idea dell'albergo per oziosi, per sfaticati, pensato da Duchamp, e quella che Duchamp era un'idea, lui l'aveva messa in pratica. Poi penso che sappiate le cose come sono andate a finire, no? Praticamente con i soldi, io sinceramente ero anch'io squattrinato e quindi non ho aderito alla sua campagna acquisti, però so che molte persone già vedevano in Maurizio Cattelan o qualche cosa di nuovo rispetto agli altri artisti e cominciavano a crederci, e quindi qualche amico, qualche gallerista, qualcheduno ha cominciato a dargli questi soldi, che poi era una cifra molto modesta, parliamo ancora di lire, era come dire 100.000 lire, ecco, una cifra di questo genere. Poi le cose come sono andate? Sono andate che l'amico Maurizio ha realizzato una lapide di vetro con incisi i nomi di tutti i donatori e abusivamente, come sempre lui ha fatto, l'aveva appesa fuori dall'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, su un lato, guardando l'entrata, sul lato destro, che è un lato un po' trascurato, un po' non visibilissimo, no? Quindi abusivamente aveva messo questa lapide con tutti questi nomi. Poi dopo era rimasta lì per qualche tempo, alla fine l'aveva rimossa, aveva spaccato a martellate, un altro gesto abbastanza duchampiano se pensiamo al vetro, e aveva dato una scheggia di questo vetro a tutti quelli che l'avevano aiutato. La Fondazione Oblomov, però, invece di aiutare un artista
a caso, no, scelto da lui, in realtà i soldi se li era presi lui, con quelli poi è andato negli Stati Uniti a realizzare la sua prima personale. Ecco, questo è il primo scoop. Questo è il primo scoop che vi volevo dare, no? Perché se no era una promessa non... Diciamo, lo scoop consiste in questo, praticamente io direi che quindi anche l'arte contemporanea più attuale in qualche misura è all'interno di un gioco duchampiano in qualche modo, ma non è un caso, non è un caso. Se avete appunto modo di leggere le interviste del pomeriggio, lui teorizza molto il tema della, del pubblico, cioè il rapporto che l'artista deve avere col pubblico, e questo secondo me è veramente innovativo e costituisce forse la chiave per capire il contemporaneo. Cioè, l'artista tradizionale cerca di fare un'opera che sia bella, che sia soddisfacente, che gli piaccia e che abbia dei criteri che rispondono a, a quelli della tradizione. L'artista contemporaneo invece cerca di fare un'opera che susciti la risposta di chi la guarda. Per questo motivo Duchamp ha sempre detto le opere d'arte sono un materiale grezzo che viene raffinato, lui dice proprio come petrolio, no? Non puoi mettere il petrolio così com'è nell'automobile perché è denso, è grezzo, cioè spaccherebbe il motore. Devi trasformarlo in benzina. Ecco, l'artista estrae il petrolio, ma quello che lo raffina nella sua mente, che gli dà un senso, è lo spettatore. Anzi, il regardeur, il guardante. E l'altra volta infatti dicevamo che la domanda chiave di Duchamp è: cosa vedi quando guardi qualcosa? Beh, diciamo che l'atto del guardare, l'atto del fare lo spettatore è un vero lavoro, è un pezzo del lavoro artistico, ma il vero artista deve porsi questo problema a monte quando realizza un'opera d'arte. Quindi realizzare un'opera d'arte vuol dire non fare un oggetto. Questo sarebbe, dici, ma come? Hai davanti un marmo, hai davanti una tela, fai qualcosa, no? No, fare un'opera d'arte vuol dire realizzare un dispositivo. Cioè qualche cosa che fa succedere qualcos'altro. Ecco, qualcosa che fa succedere qualcos'altro. Attenzione però, quando noi diciamo questo, noi umani, e Duchamp invece era un po' alieno, aveva una visione un po' diversa da quella comune, no? Noi pensiamo che questo dispositivo debba funzionare subito, cioè io metto in galleria un qualche cosa che provoca una reazione, dice ci sono riuscito, sono stato bravo, vedi una reazione bella, una reazione anche negativa. Invece Duchamp, attenzione, perché è vero che dice che lo spettatore è molto importante come l'autore, che raffina quella materia grezza che l'autore ha semplicemente estratto. Però i tempi di questa reazione possono essere lunghi, oppure molto lunghi, oppure molto, molto, molto lunghi. Addirittura possono andare al di là della vita stessa dell'autore. Quindi Duchamp si pone il problema non solo del pubblico, ma anche della posterità, del pubblico futuro. E infatti lo dice proprio in queste interviste, non in queste, in un altro intervento, dice, ma guarda, a me non interessa il pubblico di adesso, mi interessa il pubblico che verrà tra 50 anni, perché quello è il pubblico che veramente giudicherà della bontà del lavoro. Allora voi vedete come il fatto che un artista scaltro, no, per dirne una, insomma, come Cattelan, che riutilizza questo tema dell'ozio, e del resto è un tema che corre nella sua poetica, no, tante volte, in qualche modo riattiva, come autore postumo, qualche cosa che era stato fatto 50 anni prima da Duchamp. Ecco, Duchamp ha condizionato veramente
veramente le generazioni future, io direi. Lui dice, lui si schernisce, si schermisce nelle interviste dicendo che l'influenza non è una cosa che gli interessa, che non è vero, che gli artisti fanno da sé, ma in realtà questi suoi insegnamenti, anzi direi che stanno uscendo alla distanza, ecco, stanno proprio uscendo alla distanza, direi facendoci capire quanto queste strategie oggi siano estremamente importanti. Ecco. Vedete come quindi tutta la storia è contemporanea proprio per questo motivo. Qui parliamo di cose, di interviste fatte oltre 50 anni fa, che pure ancora oggi ci parlano, ci dicono qualche cosa. Dovremmo rivolgerci perciò a Duchamp, al contemporaneo, ormai siamo in pieno XXI secolo, non come a fatti storici, ma come a nostri, diciamo, come a fatti che in effetti stanno venendo ad avere senso pienamente adesso, sostanzialmente adesso, nell'attualità, nella contemporaneità. Ecco. E questo è il primo scoop. Grazie Marco, questo è come al solito spazi, no? E dai degli stimoli molto, molto importanti. E c'è sì, l'attesa dello scoop e insomma... Lo scoop, dovevo darlo, no? Lo scoop, adesso è... Adesso è vostro, insomma, è vostro. Sì. Devo dirvi che nella postfazione che Gianni mi ha gentilmente chiesto di scrivere per questo, ecco, l'ho intitolata, non so se si vede, ma l'ho intitolata proprio Dispositivo Duchamp. Ah, eccolo là, sì. Dispositivo Duchamp, cioè... E dico anche questa piccola cosa, ma anche semplicemente perché l'ho vissuta, sono stato un testimone, ma non sono il solo, sono tanti che si ricordano di questa fondazione Oblomov, un'altra cattelanata, diciamo, anche quella. Eh sì, quindi realizzare un dispositivo significa, hai detto, fare un'opera d'arte. Io credo che questo spunto possa essere davvero, davvero di stimolo. Chiedo ad Olivia, che è in contatto con noi, che è presente, se vuole agganciarsi con una sua riflessione rispetto a quanto tu hai appena condiviso con noi. Volentieri, grazie dello spazio e grazie delle parole che hai detto, Marco, che sono sempre fonte di innumerevoli stimoli. Mentre parlavi, come l'altra volta, ho riflettuto un pochino e ho pensato a questo. Io sono laureata in fenomenologia dell'arte contemporanea, per cui sono abituata a vedere l'arte come prodotto di un contesto storico-sociale, per cui uno strato materiale che dà vita a uno strato ideale. E è bellissimo Duchamp che, lavorando in quegli anni, ancora oggi ci parla. Però allora la mia domanda è se queste opere sono nate in quel contesto storico e sociale e funzionano ancora oggi. Perché? È perché l'opera, perché il pubblico fondamentalmente si pone sempre le stesse domande che sono quasi esistenziali e quindi ci obbliga alla riflessione, questo che riesce a insegnarci sia ieri che oggi, oppure in verità queste opere si sono riattualizzate oggi perché la società ci ha chiesto di riattualizzarle in qualche modo? È un bel interrogativo questo, no? Perché in effetti, come dire, qualunque opera d'arte, ma anche direi qualunque opera dell'ingegno umano, dello spirito, è poi alla fine legata al suo tempo come l'ombra ad un corpo, ecco. È un enigma che si poneva già Nietzsche, no? Come si fa a saltare la propria ombra? Mi sembra che sia una frase che dice Zarathustra. Perché quando tu salti l'ombra ti segue, non c'è niente da fare. E l'ombra, tra l'altro, è un po' una delle dimensioni feticcio che
che fanno parte dell'universo espressivo duchampiano. Ecco, non c'è forse un artista che più abbia riflettuto sull'ombra come doppio dell'oggetto reale di Duchamp stesso. Tant'è vero che l'altra volta dicevo che nell'ultima sua personale a Parigi aveva esposto i ready-made, ma non così come nudi oggetti, ma disegnando sulle pareti, proprio a carboncino, a matita, a graffite, l'ombra portata di essi stessi, quindi facendo una vera e propria installazione. È un enigma difficile perché secondo alcune prospettive teoriche, in realtà per capire davvero un'opera ti devi calare nel contesto socio-storico di cui quell'opera lì era parte ed espressione. E sono innumerevoli gli approcci di questo genere qui, soprattutto da parte marxista, come è giusto che sia, insomma. C'è un passaggio di uno che di Marx è stato il maestro, cioè Hegel, in quel libro veramente folle che è Fenomenologia dello Spirito, 1807, che ha un titolo completamente sbagliato, cioè lo stesso scrittore, lo stesso Hegel non era per niente contento, tant'è vero che abbiamo due o tre varianti, scienza dell'esperienza e della coscienza, devo dire uno peggio di quell'altro. A parte il titolo che è patetico, insomma, e tra l'altro non c'entra un tubo con quella che tu giustamente dici fenomenologia, quell'altra, insomma, quella novecentesca, perché boh, di fenomeno lì non si capisce cosa stia parlando. In realtà è una specie di drammone, il dramma della consapevolezza. Il dramma della consapevolezza che poi Hegel paragona un po' a quella della Via Crucis cristiana, insomma. È questa lenta salita per tappe che però non fa il singolo crede di farla, ma poi alla fine diventa una specie di opera collettiva. Hegel dice un io che diventa noi e un noi che diventa io a un certo punto. E quest'opera collettiva gli dà l'altisonante titolo di spirito. Insomma, oggi è già la seconda volta che evochiamo questa parola spirito. E d'altra parte così, perché Gentile ovviamente era un hegeliano. E quindi... Male Gentile, quindi... ma Gentile è un grande, da certi aspetti, non vorrei essere frainteso, perché qui appena si toccano personaggi politicamente compromessi si rischia di essere linciati. Invece io direi che con il senno di poi... E dovremmo andarci molto cauti. Ecco, Gentile chiaramente non è un marxista, quindi vede con sospetto diciamo un'ermeneutica, una capacità esplicativa dell'opera soltanto dal punto di vista storico. Però ha scritto un'opera che secondo me è totalmente trascurata. Attualmente, chi è che si sogna oggi di fare un corso su Gentile lo prenderebbero a sassate in fronte, penso. No. Però ha scritto un'opera che secondo me merita pienamente di essere riletta senza pregiudizi, che si chiama appunto Filosofia dell'arte. E dentro in questa filosofia dell'arte se ne esce con una frase a dir poco sbalorditiva, secondo la quale lui dice: ma l'arte è ciò che non è e non è ciò che è. Cioè è sempre il contrario di se stessa, no? Ed è sorprendente, perché è il disegno di quello che è contemporaneo oggi. Cioè, il contemporaneo è un campo di contraddizioni, no? A cominciare da quando è nato con un oggetto incongruo che voleva essere un'opera d'arte perché era firmato, mi riferisco a Fountain, appunto all'Orinatoio, che abbiamo già evocato martedì la volta scorsa, e al tempo stesso è più e meno di se stesso. Non è all'altezza, perché non è più un oggetto funzionale, però riesce ancora a essere un oggetto veramente estetico, tant'è vero che viene rifiutato. Quindi sono questi oggetti contraddittori. Ecco, questi oggetti contraddittori, lo dico a ragion veduta, perché sempre Hegel ha una frase meravigliosa nella fenomenologia quando dice che l'oggetto
non soltanto il soggetto si autodistrugge in questa via crucis per raggiungere chissà che cosa, l'assoluto, ma anche l'oggetto, dice l'oggetto, è anche il contrario di se stesso. Oh bella, come fa un oggetto a essere il contrario di se stesso? C'è un martello, punto e fine. Beh, però pensate a Duchamp, una pala da neve, per esempio, quando diventa un ready made, è anche il contrario di se stessa, perché non ci spali più la neve, evidentemente, no? L'appendi, e quindi non è più quella cosa, per non assolve più quella funzione per la quale era stata progettata, ma un'altra che però gli si potrebbe anche attribuire. Questi oggetti che sono il contrario di se stessi e questo stesso itinerario di consapevolezza che poi va ad autodistruggersi in questa dimensione super universale che sarebbe lo spirito, non si capisce bene che cos'è, la cultura forse del proprio tempo. Ecco, però piano piano oggi ha, come dire, oltrepassato la sua dimensione appunto storico-sociale in qualche modo. Cosa voglio dire? Sempre nella fenomenologia, a un certo punto Hegel dice una frase molto strana, dice: perché nello spirito il concetto elimina il tempo, salta il tempo, no? Che è bizzarra. Quando ho letto questa frase mi è venuto in mente un'opera celebre di un grande artista contemporaneo italiano che si chiama Gino De Dominicis, che aveva intitolato una sua, diciamo, la performance, chiamiamola performance, qualcosa come il raggiungimento dell'immortalità, no? Che era bizzarra perché prevedeva l'esposizione di una bambina, di un mongoloide, di un ragazzo down, e quindi l'immortalità proprio lì non si capiva cosa caspita centrasse, no? Eppure in qualche modo, come dire, queste schegge sembrano disegnare un po' la dimensione del contemporaneo. Credo che il contemporaneo sia quindi quel punto anche abbastanza largo cronologicamente, perché appunto l'altra volta dicevamo nell'altro incontro, beh, quando è nato, circa 100 anni fa, appunto con i ready made. Io però propongo di allungarlo indietro di un altro secolo, circa con l'idealismo tedesco, quindi inizio 800, quindi sarebbero due secoli più o meno, ma non c'è accordo su questa cosa qui. Però sicuramente il contemporaneo ha un carattere davvero particolare per quanto riguarda il rapporto con la storia, cioè non si riesce a definire pienamente, e gli oggetti che vi appartengono non si riescono a definire pienamente, soltanto facendo riferimento ad una lettura di tipo storico-sociale. Ecco, perché sono anche oggetti che, provo a dirlo un po' in maniera macchinosa, ma insomma, concettualizzano l'esistente, lo trasformano in un concetto. E un concetto, come dice Hegel, mangia il tempo, lo supera, lo uccide. Ed è un po' quello che invece con i suoi strumenti aveva provato a fare De Dominicis col suo lavoro, no? De Dominicis, per esempio, ho scoperto proprio recentemente, vabbè, vi dico una cosa, posso dirvi una cosa così molto personale? Vado. Ci siamo, solo che è difficile interagire, ma ti stiamo ascoltando. No, che ogni tanto ho bisogno di un... Hai ragione, infatti mi ci metto qui. Esatto. Però uno parla davanti allo schermo ed è terribile, no? A se stesso. Ogni tanto, ecco. No, volevo dirvi una cosa molto, molto, molto personale. A me piace leggere di sera, e una sera ho fatto un salto sulla sedia perché, approfittando del lockdown, no? Ci siamo tutti messi un po' a leggere qualche cosa, penso, approfittando del lockdown. Io mi sono reso conto che c'è un filosofo che ammiro molto, ma che ho letto molto poco, ed è Giordano Bruno.
dice, ma non c'entra assolutamente niente. Sì, infatti è quello che pensavo anch'io. Mi sono messo a leggere Giordano Bruno perché è veramente un pazzo tutto. Incredibile, cioè, io non so, a me spiace perché purtroppo certe cose nelle scuole non le insegnano, no, cioè, di solito si fa al liceo, dice, hai fatto Giordano Bruno? Sì, vabbè, insomma, viene un po' prima di Galileo Galilei, che invece si capisce, e dopo, insomma, Medioevo, insomma. Che fine ha fatto? Lo hanno bruciato, sì, insomma, alcune cose ce le ricordiamo. Però, per esempio, l'autentica follia di Giordano Bruno emerge in alcuni dettagli, non so, per esempio, una delle sue, lui scrive di tutto, anche delle commedie, una si intitola Candelaio, il Candelaio, beh, Candelaio vuol dire uno omosessuale sostanzialmente, no? Cosa che non ti aspetteresti, ma insomma, Candelaio significa questo. Ed è tutto così, cioè tutto pieno di paradossi, di doppi sensi, è veramente squinternato, oltre che scrivere in un italiano impastato di latino, che veramente si capisce il 40% di quello che scrive, nonostante le note che ci sono. Però a un certo punto mi cade l'occhio su questa frase e dice, ma in effetti, dice, noi, dice Giordano Bruno, siamo più antichi degli antichi, perché loro erano più vicini all'origine. Allora, se dobbiamo guardare bene, noi che veniamo dopo siamo più vecchi di loro, più sapienti e più antichi. E questa cosa qua mi ha fatto fare un salto sulla sedia, perché mi ricordo benissimo che De Dominicis, che ho avuto l'occasione di intervistare diverse volte negli anni 90, soprattutto perché all'epoca lavoravo in televisione, e nel 97 mi pare, alla Biennale di Celant, lui aveva presentato un suo pezzo. Potrei sbagliarmi con quella del 95, quindi prendetelo un attimo con le molle, ma direi che era nel 97. E stranamente, voi dovete pensare che era la persona più schiva del mondo, e tanto detestava che le sue opere venissero fotografate. Mi ricordo che disse proprio questo, disse, ma scusa, ma noi contemporanei che arriviamo no, sulla scena della storia all'ultimo momento, cioè siamo noi quelli più vecchi, cioè abbiamo noi la tradizione, l'eredità più lunga in termini di tempo, quelli che sono venuti prima di noi erano molto più giovani, no? E ho capito, quindi poche sere fa, da dove lui aveva preso questa intuizione, no? Che è geniale a modo suo, perché è un capovolgimento della linea storica, no? È proprio un mettere la storia a sottosopra. E dov'è che questo capovolgimento lo incontriamo? Noi lo incontriamo nel contemporaneo, cioè essere contemporanei. Ma qui non è che voglio adesso elevarmi a grande pensatore, perché basta leggere un librettino aureo come quello di Giorgio Agamben, che cos'è contemporaneo, che penso che magari qualcuno di voi ha letto, o se non l'ha letto, io direi che anche per gli studenti è una bellissima lettura. Cioè non vuol dire essere attuali, non vuol dire stare nel presente, vuol dire occupare uno spazio-tempo dove le cose si miracolosamente invertono. Siamo arrivati proprio in fondo, no? A cul-de-sac, diciamo così, dove quindi la dimensione storica lineare che ci ha caratterizzato per tanti secoli è arrivata a un punto di una curva, un otto, no? un nastro di Moebius, dove si incurva su se stessa. Però attenzione, però, che questo vuol dire quindi che capire un'opera d'arte contemporanea vuol dire inserirla nel suo tempo, al tempo stesso estrarla dal suo tempo. Ecco, per rispondere alla domanda di sfasarla rispetto al suo tempo, perché è già sfasata rispetto al suo tempo. È troppo avanti, troppo indietro. E quindi non c'è nessuno, ma questo però non è un merito dell'arte contemporanea, è la temporalità che noi abitiamo nel contemporaneo, che ci costringe a questo. E io credo che questa dimensione ci caratterizzi. Ecco.
è una dimensione che abbiamo già provato a chiamare con altri modi, l'abbiamo chiamata postmoderno, l'abbiamo chiamato trans qualche cosa, trans avanguardia per esempio, che anche lì è un ritornare indietro andando avanti, no? Non è l'avanguardia modernista che segue una linearità rispetto al passato. L'abbiamo chiamata concettuale, l'abbiamo chiamata fine della storia. Io personalmente gli ho dato il nome di obversione. Ho scritto un libro sopra con questo strano titolo, che poi non vuol dire altro che questo nastro di Moebius temporale, dove le cose diventano altre da se stesse, no? E si disidentificano da se stesse. Obversione poi vuol dire qualche cosa che è diverso, per esempio, dalla sovversione, dall'inversione, dalla perversione, che sono tutte strategie molto moderniste sostanzialmente, dove tu prendi un qualche cosa e la capovolgi, e quello è troppo comodo, però no? Infatti, qual è la differenza, per tornare al nostro amico, tra uno come Duchamp e i dadaisti? I dadaisti sono in fondo ancora moderni sostanzialmente, cioè pensano che bisogna distruggere per andare oltre. E Duchamp non è che distrugge veramente mai, se ci pensate bene, no? Anche se è stato fonte di scandalo, ma in realtà sono provocazioni. Perché? Perché ci mettono di fronte a questa frattura dell'identità. Quando lui presenta l'orinatorio ad una giuria di esperti d'arte, che però dicono qualunque cosa ci manderanno come opera d'arte, noi la esporremo, tranne questa, non è che ne soffre Duchamp perché l'opera non è stata esposta, ne soffri tu perché ti chiedi: ma allora l'arte che cos'è? Ma allora io che ci sto a fare come giudice di una giuria di un premio artistico? No? Cioè sei a pezzi praticamente. È un po' la stessa catastrofe accaduta, non so, quando Russell scopre il paradosso di Russell, per esempio, che dice che una cosa appartiene a se stessa se e solo se non appartiene a se stessa. 1902, bellissima questa cosa, no? E purtroppo manda questa scoperta al suo amico, un matematico, si chiamava Frege, che stava scrivendo un libro, e quando riceve questa lettera e stava lavorando sul significato dell'aritmetica, cioè dei numeri, che sono come degli insiemi fatti da un elemento numero uno, due elementi due, tre elementi tre, aveva già praticamente pubblicato questo libro, era in bozze, gli arriva questa lettera di Russell che dice: ma dove sta per esempio un insieme fatto dagli elementi che non appartengono a quell'insieme? Paradosso terribile. E lui gli risponde dicendo, dopo la sua lettera, caro signor Russell, la pubblica in appendice, dice: io non vedo come sia possibile fondare ancora l'aritmetica sulle basi precedentemente, no, cioè, da che poi non pubblica più niente. E cioè sono temi profondi, possono cambiare il nostro modo di vedere le cose. Sicuramente, però, il nostro modo di vedere le cose, voglio dirvi, non può più essere quello di una storia che abbia uno sviluppo ordinato. Io credo che questo sia sotto gli occhi di tutti oggi. Oggi sia diventato la nostra realtà. Ecco, io penso sia oggi penso che sia la nostra realtà. Marco, la capacità di spaziare e di fare spaziare, quindi di creare dei dispositivi, per riprendere un termine, che facciano, insomma, pensare. Chiedo ai docenti o a qualche studente, studentessa, insomma, se vuole intervenire, interloquire. È una fortuna poterlo avere qua con noi, per cui chiedo a voi un po' di supporto. Io avrei una domanda, se possibile. Cioè, l'unica cosa ti chiedo, se ti puoi farti visualizzare. Insomma. Non mi va la videocamera, purtroppo. Niente.
ti ascoltiamo. Grazie. Io volevo sapere la sua opinione riguardo una cosa. Lei prima ha parlato di Hegel e della fenomenologia dello spirito. Sì. Quindi tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale, non ci si scappa. Ma sì. Volevo sapere, secondo lei, nel 2020, quindi dove ci troviamo noi oggi, in un'epoca in cui poi Einstein ha rivoluzionato il concetto di spazio di tempo, per cui il tempo non ha più un valore universale, ma ha valore soltanto per un nostro ordine mentale. Qual è il ruolo dell'arte? Cioè, dove si colloca esattamente, più che l'artista, l'opera d'arte in sé, all'interno di questo spazio-tempo, teoria della relatività, certo, in generale? Certo, e ci metterei anche appunto i vari paradossi di Russell, il paradosso, esatto, della fisica quantistica, per esempio, no? Esatto, dei quanti. Ma secondo me c'è una linea, guarda che c'è una linea, perché quando è vero, la frase che hai citato tu è vera, però va presa sempre, oggi c'è una grande rilettura di Hegel dovuta soprattutto a questo filosofo sloveno che vi consiglio di tenere sott'occhio, ma è un personaggio super mediatico che si chiama Slavoj Žižek, scritto con la Z, Zizek. Tu hai scritto parecchio, ho interloquito con lui. Sì. Sì, io l'ho invitato, sono stato il primo, cioè, ho fatto poche cose nella vita veramente, diciamo, di cui vado fiero, ma sicuramente una di cui vado fiero è che sono stato il primo a invitarlo nel 1994 in Italia e a tradurre per primo un suo libro. E lui è al centro di una grande rilettura di Hegel oggi, e in un senso molto innovativo, no? Invece del filosofo un po' noioso, appunto, della razionalità a tutti i costi, anche razionale e reale visti in maniera dialettica, completamente sbilanciata, completamente negativa. Per esempio lui dice la fenomenologia dello spirito, sì, ha grosse anticipazioni rispetto per esempio alla fisica quantistica, perché dire che un oggetto è il contrario di se stesso è un po', no, farci capire che quando individui la posizione della particella non conosci la velocità e viceversa, e muoversi in un universo curvo un po' einsteiniano, anche quando dice che il concetto elimina il tempo. Ecco, quindi portare Hegel fuori da questa immagine, no, conciliante, e farne il filosofo della contemporaneità, della negatività, della contraddizione, soprattutto della contraddizione, un tema assolutamente centrale. E io credo, guarda, io credo, Daniele, no, mi sembra Davide, scusa, ci mancherebbe. Guarda Davide, ma io credo che l'arte contemporanea, no, ma lo dico perché, ma non lo dico per partigianeria, o lo dico perché ogni volta che faccio lezione anche ai miei ragazzi a Brera, appunto sui media parliamo, gli propongo degli artefatti di artisti contemporanei, e mi rendo conto che gli artisti contemporanei in fondo lavorano proprio esattamente su quel tema, su questo tipo di temi. Per esempio lo spazio e il tempo, visti cercando di darne una visione veramente al passo coi nostri tempi. Oh, mi spiego con degli esempi, se no non mi credete. Che l'altra volta, è vero, no, Eugenia, che ho fatto un po' di esempi così, no? Perché se no, dico, questo parla, dico, oh, ma parla di che cosa? No, per esempio, c'è un artista belga che vi invito a tenere presente, si chiama Claire Bolt. Adesso vi dico il nome, mi sembra David, e lavora col video e la fotografia. Sì, Claire Bu, hanno fatto una retrospettiva molto bella al MART di Rovereto quando c'era Cristiana Collo a dirigerlo, quindi vuol dire qualche anno fa, abbastanza recentemente. E tra le tante opere che lui ha fatto vedere, guardatelo perché secondo me vi interessa. A proposito del tempo, no? Ce n'era una che si chiama The Bordeaux Piece, il pezzo di Bordeaux, ambientato a Bordeaux, da cittadina francese. Vabbè, insomma, un video, tu vedi questo video, Su schermo,
i pezzi sono tanti, sapete anche voi, cioè anche se uno come voi sicuramente siamo tutti molto attenti, eccetera, però insomma, voglio dire, cioè, siamo in una mostra, magari sia fidanzata, dice, hai visto il video? Sì, ok, va, vieni, andiamo, ok, va. Che fa vedere una scenetta di due fidanzati che hanno una discussione in un contesto di una villa bellissima, stile Le Corbusier. Vabbè. Questi litigano, finisce, e poi ricomincia, no? Cioè, come tutti i video, sarà un DVD che gira e va in loop, uno dice, vabbè. In più c'è la fidanzata che ti tira per la giacchetta, perciò vabbè, andiamo a vedere il prossimo pezzo. Però con la coda dell'occhio tu vedi che riparte, ma ti rimane un dubbio, dice, ma sì, sarà un loop, eccetera. Dopodiché magari può darsi che tu ripassi davanti allo stesso video in uscita, perché hai visto tutte le altre opere, dopo una mezz'oretta, e c'è ancora la stessa scena, cioè i due che litigano, però c'è qualche cosa di diverso, ma non sapresti dire che cosa, dici, ma è in loop veramente? Vabbè, morale della favola, qual è il segreto del pezzo? Il segreto del pezzo è che lui ha preso due attori e dalla mattina alla sera, mi pare per 20 ore circa, gli ha fatto ripetere questo pezzo, che dura 7-8 minuti, 5-6 minuti, un breve pezzo come di una pièce, appunto, di una pièce teatrale, ma gliel'ha fatto ripetere veramente. Quindi loro lo rifanno, cercano di rifarlo uguale, ma chiaramente nel frattempo il sole si sposta, le ombre cambiano, quindi non è un loop, è un'unica ripresa di 20 ore che fa vedere sempre la stessa cosa. Ma tu, spettatore, non lo sai, no? Pensi, cadi nella trappola per cui quello sia un semplice ciclo, invece no, è un nastro di Moebius, cioè non è né lineare, perché se fosse lineare sarebbe un film. Cioè ci sarebbe una scena precedente dove lui si vogliono bene, una scena dove litigano, una scena dove si mollano. E quello è un film, ok, oppure un pezzo di teatro lineare, moderno. A ciclo sarebbe il loop, ma questa è una cosa che addirittura appartiene al pensiero mitico, che è ciclico, che ripete sempre la stessa cosa. Ma qui invece c'è una ripetizione, Deleuze avrebbe detto una ripetizione differente, e lui te la fa sentire, cioè... Lo scopo del pezzo non era né Bordeaux, né la villa modernista e neanche la storia dei due ragazzi. Lo scopo del pezzo era il tempo, ti ha fatto sentire il tempo. Come, da questo punto di vista, un'altra opera d'arte assolutamente esemplare da questo punto di vista, tra l'altro era esposta, poi purtroppo la mostra ha subito chiuso, ma se avete occasione, se la trovate ancora aperta, veramente consiglio assolutamente a tutti di fare un salto a Parma, che tra l'altro non è lontano da qui, a vedere Time Machine. Time Machine è questa mostra che è stata organizzata dal mio amico Antonio Somaini, che insegna a Parigi, negli spazi del Palazzo del Governatore in centro a Parma. E Time Machine è una mostra su come le arti, e in particolare le arti cinematografiche, ma anche quelle appunto contemporanee che hanno usato l'immagine in movimento, ci restituisce un'immagine del tempo che non è più quella tradizionale. L'esempio degli esempi in questo caso, e questo penso lo conosciate, è quella famosa opera di Douglas Gordon che si intitola 24 Hours Psycho, dove questo artista inglese prende il celebre capolavoro del 1960 di Alfred Hitchcock, cioè Psycho, però invece di trasmetterlo normalmente lo rallenta. Non mi sentite più? Non mi senti più? No, ti sentiamo. Ok, allora vado avanti. Dicevo, prende questo capolavoro di Hitchcock che si chiama Psycho e fa una cosa assurda, lo rallenta così tanto che dai 180 minuti che dura l'originale dura 24 ore. Naturalmente nessuno può vedere un film così rallentato, anche perché ogni frame, ogni fotogramma del film così rallentato dura tipo un minuto, cioè almeno mi pare una ventina di secondi, quindi tu vedi tutto a scatti, un po' io adesso vedo Eugenio, un po' la vedo un po' a scatti, no? Però in effetti vedo tutto il film,
Sì, ma nessuno può stare nel museo o nella galleria a vedersi, cioè, seduto lì per 24 ore, no? E allora che cosa succede? Succede una cosa bizzarra, guardate, io quel pezzo lì l'avevo già visto almeno altre due volte, ma a Parma l'ho visto per la terza volta installato molto bene, su un grande schermo, tra l'altro su un grande schermo non appoggiato a una parete, ma in mezzo, uno schermo traslucido in mezzo allo spazio. E che cosa succede? Ogni volta che lo vedo mi succede una cosa diversa, cioè mi rendo conto, come ogni volta vedo, lo conosco, l'ho visto parecchie volte, come forse anche voi, vedo un pezzetto del film che mi era sfuggito, cioè incredibile, eppure quel film lo conosco piuttosto bene perché è un film famoso, perché mi piace il cinema. Niente, ogni volta becco una scena, un personaggio, un movimento di qualche cosa che mi era passato inosservato. Certo, ho perso la totalità del racconto, però mi sono reso conto di qualche cosa in questo rallentamento incredibile, no? Questo rallentamento incredibile. Penso un po' come il Covid, no? Per l'altra C, cioè questo rallentamento incredibile, credo che anche a voi abbia fatto vedere le vostre città e i vostri paesi in un modo che non avevamo mai visto prima. Insomma, è stata una specie di Italy 24 hours, no, più di, è durata più di 24 ore, un po' di più di 24 ore, insomma, 2 months Italy, insomma. No, per rallentamento, per esempio, ecco, quindi giocare col tempo vuol dire fare questo, e gli artisti, secondo me, oggi, naturalmente nei casi quelli veramente interessanti, ecco, cioè sono capaci di produrre riflessione, sono capaci di produrre riflessione sul tempo come anche sullo spazio, un'altra dimensione che io trovo andrebbe indagata molto più a fondo, perché il tempo ha ossessionato tutti i filosofi, da Platone appunto a Einstein, ma invece lo spazio, come dire, vabbè, di solito è considerato un po' una dimensione, come dire, vicaria, insomma, succedanea. Però invece riflettete alla situazione in cui ci troviamo noi adesso, no? Io non so neanche dove state voi e neanche voi sapete esattamente dove mi trovo io, perché in quale spazio siamo? Cioè, lo spazio di questa suite, chiamiamola così, no? Dov'è? Cioè, sono i 40 centimetri che mi distaccano dallo schermo fisico su cui io vedo i vostri volti, oppure sono i chilometri che ci separano? È strano, eh? Beh, per esempio, un filosofo aveva già riflettuto su tutto questo, sempre della tradizione tedesca. C'è un passaggio di Heidegger in Essere e Tempo, bellissimo, dove lui dice, a un certo punto dice, ecco, Essere e Tempo è un libro molto strano perché sembra scritto da uno che vive su una montagna. In effetti Heidegger vive in una baita, sono andato anche a vederla, in una baita della Foresta Nera, quindi un po' fuori dal mondo, diciamo, come molti filosofi. Però, misteriosamente, c'è una pagina in cui parla della radio. Fate conto che il libro del 27, la TV non c'era ancora, la radio era il mezzo di comunicazione più avanzato dell'epoca, no? Noi italiani ne sappiamo qualcosa perché abbiamo avuto uno che la radio l'ha saputo usare, secondo me, divinamente, cioè anche qui prendetemi con le molle, insomma, è stato Mussolini, naturalmente. Il libro del 27, Essere Tempo, e sulla radio cosa dice Heidegger? Dice a un certo punto una frase che ci fa capire una filosofia dello spazio che è la nostra, cioè dice... Cioè, la radio, dice, non è che avvicina le persone, attenzione, dice, ma apparentemente avvicina quello che è lontano. No, 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 è come noi, no, è come Teams, non è che ci avvicina. Ci disallontana. Ci disallontana. Cioè, è una negazione dell'allontananza, che però non coincide con la vicinanza. E che è l'esperienza che stiamo facendo noi esattamente adesso, un'esperienza pienamente contemporanea. Noi siamo disallontanati in questo momento, non siamo realmente vicini, non fatevi, come dire, illudere, anche se sentite la mia voce arrivare, insomma, così suadente, spero, attraverso la gentile piattaforma di Teams. Siamo in realtà disallontanati e questa dimensione del dis, del non, questa che ho chiamato avversione, questa distorsione che non è appunto né una sovversione né una negazione pura, è
è la cifra della nostra realtà, e gli artisti l'hanno capito bene, questi che vi ho detto l'hanno capito e la esplorano, perché non è mai finita, cioè non è che siccome Douglas Gordon ha fatto quest'opera vabbè, possiamo stare tutti tranquilli, no? Io direi che continuano, e a me piace questo lavorare, non arrendersi, no? Sulla pasta del tempo, dello spazio, dei rapporti, lo trovo istruttivo, mi piace, mi affascina, ed è il motivo per cui mi occupo di arte contemporanea e invito tutti a farlo. Abbiamo lo spazio ancora di un intervento. Se c'è, sì, volentieri. Se qualcuno vuole, nel senso che se sei ancora disponibile fino a 4:30, io ho dato... Sì, abbiamo ancora 10 minuti, dai. Sì. Scusate, io? Mi sentite? Sì. Ah, ok. No, io vorrei riprendere il concetto di filosofia. Diciamo che è come raccontare un mondo che appunto si genera attraverso le idee, a forza di essere pensato, da persone che si mettono insieme, la pensano insieme, e quindi l'idea di fondo è quella di dire che la filosofia non è un qualcosa di slegato dal mondo, ma è concreta, è corpo, quindi è arte di vivere fondamentalmente, molto prima come arte di pensare. E filosofia quindi è scambio, discussione, la capacità di mettersi a rischio, e quindi l'arte contemporanea, cioè, che poi appunto c'è questa ripartizione un po' tra arte e arte contemporanea, arte, sì, vengono i termini più come un qualcosa di fare, un po' più meccanica, appunto come se dovesse progettare e poi realizzare un prodotto. Mentre, sì, l'arte contemporanea è una pratica che non fornisce risposte, ma piuttosto espone delle domande. Quindi pratica contemporanea è performativa. E la mia domanda è: si può definire la filosofia una performance? E se sì, che cos'è? Cioè, nel senso, qual è la definizione di performance che lei ha, diciamo, però non come una risposta riflessiva e più, diciamo, profonda, ma proprio di pancia. Che cos'è? Ma guarda, io penso che... No, penso che sia vero, penso che ci sia una parte performativa nella filosofia. Come penso che ci sia una parte filosofica, in realtà ascoltandoti pensavo che la tua domanda andasse dall'altro lato, cioè a prendere, no, l'aspetto filosofico dell'arte, ma penso che siano due cose che si presuppongono a vicenda, diciamo così. Io penso che anche questo sia abbastanza tipico del contemporaneo, cioè mi viene in mente che quando un artista alquanto filosofo come Joseph Beuys, no? Quando aveva ottenuto, mi pare, la cattedra a Düsseldorf, abbia aperto le sue lezioni dicendo: questa è un'opera d'arte. quindi lì il fare teorico e quello performativo, come dicevi tu, in un certo senso vanno a coincidere. In qualche modo sì, ti do abbastanza ragione. Anzi, forse è una dimensione che abbiamo perso tutto sommato, perché presso gli antichi questa dimensione performativa era molto più evidente. C'è un filosofo italiano che si chiama, aspettate, se posso aggiungere, più che evidente, secondo me spontanea, perché io penso che comunque la performance è molto più pensata e riflettuta, cioè nel senso, sì,
non lo so, ha comunque dei limiti. Io almeno al momento così la percepisco, che poi appunto è tutto da scoprirla, effettivamente. No, aspetta, stavo riflettendo, sì. Stavo riflettendo un attimo su una cosa che mi hai... però adesso non riesco a trovare... Ah, eccolo qua, no, l'ho trovato. Ecco, questo filosofo italiano che si chiama Massimo Carboni, lo sento abbastanza affine a quello che penso anche io, è un filosofo che insegna a Roma, è un docente di estetica, e ha scritto un libro, io ho scritto un libro che si chiama Definitively Unfinished, definitivamente non finito, il sottotitolo era Una filosofia dell'arte contemporanea, perché abbondano tante filosofie dell'arte, ma poche filosofie dell'arte contemporanea nel senso che abbiamo definito prima, cioè il contemporaneo come il luogo delle inversioni, diciamo così. Ed è un luogo particolare perché è come essere arrivati al fondo di uno specchio deformante e quindi ci costringe a rileggere tutto il passato, la storia, il tempo, lo spazio, le dimensioni cardine attraverso questa lente. Persino Giordano Bruno diventa interessante perché è passato nella bocca di un artista italiano contemporaneo, ecco. La mia ipotesi un po' è questa, che in fondo l'arte sia fare filosofia con altri mezzi. Non sono sicuro se sia possibile fare l'opposto, cioè fare arte attraverso la filosofia, perché tutto sommato in questo sono abbastanza un conservatore. Cioè, penso che l'esercizio della riflessione, anche se in questo momento è una forma di dialogo, ed è molto bello perché normalmente sono sicuro che voi che ascoltate, vabbè, adesso vi sarete anche scocciati che ho detto 3.000 cose, però dire vabbè, questo insomma è classico trombone, insomma sa 4 cose, ce le viene a raccontare, ma invece no, su questo voglio veramente rassicurarvi, non è assolutamente così, cioè la maggior parte delle idee che ho espresso oggi mi sono venute soprattutto dalla vostra presenza, no? Quindi c'è un aspetto performativo, è vero, è un aspetto dialogico che è presente nella filosofia, direi, dal suo esordio, no? Pensate a quei performance meravigliosi che erano i filosofi cinici, no? A un certo punto ci sono queste meravigliose le vite dei filosofi di Diogene Laerzio, no? Che racconta la vita di Socrate, di Platone, di Diogene Cinico. A un certo punto racconta appunto la vita di questo cinico, di oggi del cinico, c'è un giovane che insomma arde dalla voglia di imparare qualche cosa, questo, dice, Diogene, il mio maestro, insegnami la tua dottrina. E lui stava andando al mercato, prende un tonno e glielo mette in mano, no? Cioè, comincia a portare questo pesce, perché il pesce puzza, è brutto, cioè, se sei capace di prenderlo in mano, sembra una performance, no? E le vite dei filosofi antichi sono piene così. Dicevo che Massimo Carboni ha scritto un libro nel 2017, uscito a Yakabook, che si chiama Il genio è senza opera, filosofie antiche e arti contemporanee, dove quasi quasi sviluppa un po' questa tesi, diciamo, no? Cioè trova in molti racconti di vite filosofiche le più strambe e improbabili una dimensione effettivamente quasi performativa. Io penso che però benché queste due sfere dell'espressione, diciamo, non siano mai state vicine come ora, ecco, mentre invece in secoli passati probabilmente erano molto più distinte, anche perché una volta un artista aveva una serie di repertori limitati di espressione, no? La pittura, la musica, la scultura, mentre oggi può usare veramente di tutto, da internet alle parole come concettuali o addirittura
fare dei libri, ecco. Però ci sia una dimensione del quello che Deleuze chiamava il concetto, insomma, no? La dimensione dell'autoriflessione, che non vuol dire che, mi spiego bene, che non vuol dire che la filosofia abbia un qualche privilegio, una qualche superiorità. Questo è quello che pensava invece Hegel, sbagliandoli, no? Cioè pensava effettivamente che ci fosse una graduatoria, prima la religione, perché era il momento più rappresentativo, poi l'arte, che sarebbe la capacità di rendere concreta un'idea, e poi la filosofia, che invece non ha bisogno nemmeno di quello. No, io penso che invece ci sia veramente una collaborazione, forse non sia stata mai così vicina questa collaborazione, ma che si è anche realizzata ultimamente, perché penso... Appunto, vi dicevo prima il nome di Žižek, che è uno, per esempio, che ha fatto anche dei film che sono spassosissimi, li trovate anche su YouTube, come La guida perversa al cinema, che è divertentissimo. Ci sono artisti che hanno collaborato con filosofi. Ecco, cioè, dare una dimensione performativa, dialogica, vuol dire fondamentalmente questo, collaborare. Ed è quello che io... nel mio piccolo cerco di fare, perché quando mi chiedono di scrivere qualche cosa per un artista, per una mostra, lo faccio, ma sinceramente non mi sono mai sentito, cioè l'ho capito tardi, perché all'inizio pensavo di fare il critico d'arte, no? Poi dopo alla fine ho capito, adesso ho tanti anni, ho 60 anni, e ho capito che, cioè che non è che sono mestieri diversi, che ti metti lì a tavolino e dici oggi faccio il filosofo, oggi faccio il critico d'arte, cioè è praticamente la stessa cosa, ed è veramente sì, e le cose migliori succedono quando dialoghi, però un dialogo può essere anche fatto con un morto, per esempio con Giordano Bruno o Heidegger, è pur sempre un dialogo. L'importante anche lì, penso che sia un po' la stessa cosa, in questo senso c'è qualcosa di artistico, cioè il trarre fuori, il rendere vivido adesso, il far resuscitare, ecco, se possiamo così dire, questi morti e sepolti, e fargli dire ancora oggi qualche cosa che faccia a sua volta capitare, faccia succedere qualche cosa. Questo penso. Cioè non penso che ci siano dei compartimenti stagni, no, questa roba qui è veramente finita, ecco. Cioè dovrebbe essere finita, ma naturalmente, ragazzi, è dura, perché comunque viviamo di definizioni, viviamo anche di discipline, viviamo di insegnamenti, no? Vedete anche voi come avete studiato finora, no? Quando eravate ragazzi studiavate le materie, fisica, matematica, eccetera, e invece andando più avanti dovremmo davvero liberarci, cioè la zavorra di cui dobbiamo liberarci è questa roba qui, è cominciare davvero a pensare in maniera totalmente libera, totalmente trasversale, pensare e fare. Com'è che era la tesi 11 di Marx? I filosofi hanno sempre interpretato il mondo, è venuto il momento di cambiarlo. Di cambiarlo interpretandolo, reinterpretandolo. Ecco. È venuto il momento di reinterpretarlo. Sì, questo penso di sì. Beh, cara Eugenia. Oh, caro Marco, grazie. Si è fatta una certa. In ogni caso possiamo rivederti su YouTube, perché stiamo ovviamente... caricando tutte le registrazioni, e quindi va bene, c'è l'opportunità, in realtà hai aperto la possibilità a nuovi sguardi, e io sono certa che non rimarrà a questa dimensione spazio-temporale, no? Ecco, assolutamente, ma tanto siamo già in un'altra dimensione, ecco, in quale dimensione siamo, no? Siamo già in un'altra dimensione. Sì, sì. Siamo veramente in un'altra dimensione. È molto bello però, perché pensate che abbiamo fatto tutta questa chiacchierata... Io senza muovermi da casa, eppure siamo riusciti a interloquire, ma io trovo che sia fantastico. No, non dico, sarebbe stato molto più bello vedersi di persona, però non butterei via questa esperienza qui, la trovo formidabile, dai, no? Non è un altro modo di ripensare gli spazi, i tempi. Poi addirittura, come dici tu, si può mettere su YouTube e rivedere, no? Questo loop, questo ritornare. Abbiamo delle opportunità nel contemporaneo mai avute. Siamo all'inizio di qualche cosa. L'ho detto anche l'altra volta, ma ci credo veramente.
non siamo alla fine, non siamo alla frutta, non siamo ai titoli di coda per niente. Siamo ancora alla prefazione della prefazione. C'è tutto da scrivere, c'è tutto da fare, da performare. Grazie, grazie Marco. Grazie a voi, veramente interessanti e gentili come sempre. Grazie ancora. Grazie, ciao, arrivederci. Grazie dal vivo. A presto dal vivo. Arrivederci. Grazie mille. Grazie a voi.